Oltre 700 firme in 2 giorni di petizione popolare, senza contare le adesioni rilasciate sul web. Sono questi i numeri dell'iniziativa promossa dal Movimento in difesa del Centro Abruzzo, che nel weekend è sceso in piazza per raccogliere le firme dei cittadini. L'obiettivo è quello di chiedere il reinserimento di Sulmona fra i poli di attrazione e la costituzione della quinta macroarea regionale Valle Peligna, Valle del Sagittario. Per noi firmare è un obbligo cittadino, non possiamo permettere che questo territorio venga spogliato di ulteriori servizi. Ben vengano queste iniziative che devono servire anche a richiamare l'attenzione della politica, fanno notare i sulmonesi. C'è chi ha definito questa la madre di tutte le battaglie, mentre i più giovani ritengono il declassamento una vera ingiustizia per il territorio. Lei ha firmato contro il declassamento? Certamente è un obbligo, direi, cittadino quello di mettere la firma, almeno la firma. Abbiamo questo diritto sacrosanto che ci viene negato e quindi, come prima forma di protesta, mettiamo la firma per farci rivalere il diritto. Per lo sviluppo della città credo che insomma, tipo di attrazione potrebbero portare veramente una crescita del nostro territorio, visto le condizioni in cui siamo. E bisogna fare più di queste iniziative, sempre in continuazione bisogna fare, perché altrimenti la grossa politica non ti ascolta. Uno dei primi firmatari, possiamo dire quasi il padrone di casa, ma è azzardato. Perché ha firmato lei? Perché forse questa è la madre di tutte le battaglie, come si suol dire. Peccato che arriva tardi, nel senso che è la fine di quella che io ritengo una strategia mirata a svilire questo territorio. Cioè, man mano sono stati depotenziati tutti i servizi a disposizione, quasi a testimoniare alla fine di questo percorso la necessità di un declassamento. È una cosa estremamente vergognosa. Sembra un'ingiustizia questo declassamento di Sulmona e della zona circostante da polo d'attrazione, polo turistico, a zona intermedia. Non mi sembra, diciamo, che corrisponda al vero valore di questo territorio. A tracciare un bilancio della prima fase dell'iniziativa era stato, andato in giro, il giornalista Giovanni Ruscitti, che ha parlato di scatto d'orgoglio della città e di grande prova di solidarietà civica. Una grande prova di orgoglio. E noi ci crediamo perché nei momenti difficili la città ha sempre saputo reagire e rispondere bene. La raccolta firme proseguirà anche il prossimo weekend, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, dalle 10 alle 12.30, dalle 17 alle 20 in via Denino. È possibile aderire all'iniziativa anche firmando la petizione online su www.activis.com. Le parole chiave sono Sulmona, poli attrazione e macroarea.